Ma io credo che non è iniziata la scalata nel girone di ritorno, non era semplice nemmeno la Brescia, non è semplice domani una squadra un po' più concreta, più organizzata, al di là che lo era anche il Brescia, però sappiamo benissimo che la scalata è sempre dura. Noi abbiamo lavorato bene, ci siamo preparati bene, consapevoli della forza dell'Entella, perché adesso di nuovo mi sembra gli sono arrivati altri giocatori, non so se giocheranno, al di là di questo ho molto rispetto dell'Entella, perché a Entella sono tutti sandoriani. Allora, in questo caso sono molto rispetto, ho molti amici anche lì. Al di là di questo noi dobbiamo pensare alla nostra scalata che è molto difficile, molto. Io credo sempre che scalare una montagna bisogna metterci la bandiera sopra e per mettercela ci vogliono step contro step. E domani abbiamo uno step molto importante per noi. Walter, a leggere un po' i numeri dell'Entella, tutto sommato non è questo grande spauracchio, ovviamente, giocando la squadra ligure in trasferta, perché andiamo a vedere, ha fatto soltanto 7 punti in 11 gare, praticamente lo stesso pessimo, tra virgolette, ruolino di marcia dell'Avellino, perché ha vinto una sola gara e 4 pareggiate e poi le ha perse tutte. Quindi se andiamo a vedere i numeri, questa Entella non dovrebbe fare grossa paura, però sappiamo anche Preda come gioca. Ti volevo chiedere, peserà notevolmente sul quadro tattico dell'Avellino l'assenza notevole, secondo me, di Castaldo lì davanti, Ma perché potrebbe, insomma, lasciando un'unica punta sola a Demagni, insomma, il quadro tattico è un po' difficile perché chiaramente l'Avellino dovrà fare la partita. intanto noi abbiamo fatto il possibile per recuperare Gigi, e d'altronde se c'è male non è che noi possiamo rischiare. Al di là di questo, Ardemagno non è mai da solo, perché giocano gli esterni, giocano e io vedo lì molto bene anche Daniele è un giocatore straordinario sotto questo aspetto, può giocare esterno, può giocare dentro, ma al di là di questo io è quello che voglio dalla squadra, voglio una squadra di gran carattere, perché come giustamente hai detto affrontiamo una squadra che ha un allenatore di categoria molto, molto bravo nel prepararla e sono consapevole della forza dell'Entella, perché l'Entella non per niente c'ha 30, mi sembra 32 punti, 32 punti. È una squadra che Ha fatto 25 in sì, ma è trasferta. una squadra che ha dei giocatori di categoria e noi dobbiamo giocarla per bene, insomma, con molta attenzione. Di? No, Castaldo no. Ma la Verone sta imparando a giocare a sinistra, sta imparando a giocare col piede sinistro, perché io non è che faccio solo allenatore, mi ci dedico anche a cercare di migliorare il giocatore, perché l'Avellino per me è molto più importante di qualsiasi squadra che ci sia nel giro, nell'arco del ruolo del mondo, no? Nel mondo. Al di là di questo, Moretti sta migliorando, ha bisogno di step contro step. Vediamo domani se poterlo farlo giocare subito o vederlo un attimino, ci devo parlare, perché la partita di domani Tremolato è un giocatore importante dentro le linee, è un giocatore che va aggredito, però allo stesso tempo lui ha grande voglia, però ho visto lui ha bisogno ancora di mettere gambe, mettere minuti nelle gambe, ecco. No, 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 l'unico grande dispiacere è che manca un giocatore che a me piace molto, come voi sapete, che è Castaldo, che gioca dentro le linee, che mi può permettere a Daniele di giocare esterno, che viene dentro le linee, eccetera, eccetera. È una crescita generale da parte di tutti, dei ragazzi. Devo dire che però
è una crescita che non è che ci deve far sentire sereni, tranquilli, perché siamo lì, dobbiamo salire questa, come ho detto prima ai tuoi colleghi, è una montagna, e la montagna va saputa scalare, perché la Serie B adesso diventa importante, diventa, non si può più scherzare, diventa un campionato a step, bisogna saperlo giocare, ecco. Sì. Ma io dalla campagna acquisti in questo momento non è un problema per me. Io ho notato questo, che molti hanno rifiutato Avellino. La mia società non fa altro che chiedere, e poi se non è, io non è che posso andare, la società non è che può andare con la pistola. Ma al di là di questo, io secondo me ci sono tanti giorni ancora. Però il mio pensiero è Lentella, onestamente, ecco, nella provocazione. No, ma ci mancherebbe, lei è giusto. Perché lei si è fatto caso, io ogni volta ho fatto una domanda, arriva sempre alla stessa conclusione, le chiesi in quale posto del campo lei voleva riporsi per farmi una mia idea. Sì, ma sappiamo. Sa che la stima un allenatore se la guadagna sul campo, lei per adesso se la guadagna. Ma guarda, ma io la stima ce l'ho. Se è contento della campagna acquisti. Ma guarda, io mi sembra che io gli ho risposto. Noi dovevamo prendere diversi giocatori e non sono venuti. Al di là di questo la società si sta adoperando. Io credo che si sta adoperando con grande sinergia, no? Con insieme. Poi la stima, beh, la si conquista sul campo, e indubbiamente lei ha ragione. Però io. Ma io so che la stima si conquista sul dama, ma io ho altre stime da altre parti. Sono un uomo anche nelle altre parti, non soltanto calcisticamente parlando. Ma ha altri interessi. Ecco, prego. Esatto. Buongiorno, volevo chiedere a Eusebio, che ormai è il prossimo annuncio, che tipo di contributo avanza questa. Beh, Eusebio è un giocatore che conosco, io sono stato ad Avellino, a Perugia. Ha giocato nel Perugia, è un giocatore che è ovvio che è un giocatore che ci serve, d'altronde una prima punta che sa andare in ampiezza, che sa andare per profondità, e si alterneranno, ecco, in questo momento abbiamo un grande Allemagni, e è chiaro che il campionato, come ho detto prima, va saputo giocare in questo periodo della stagione, abbiamo bisogno di tutti. Dimmi. Le volevo chiedere se Eusebi potrebbe essere convocato domani, e se a sinistra lei è contento così o serve un... No, ma come ho detto prima il tuo collega, ci abbiamo ancora alcuni giorni da poter vedere. Se deve arrivare un ragazzino, io non ho bisogno di ragazzini, ho bisogno di certezze, punto. Devo dire che Eusebi mi accontenta veramente da quella parte, è la Verone, scusami. Sta andando bene, come ho detto prima ai tuoi colleghi, io ci sto lavorando, è un giocatore, è ovvio che non ha un piede naturale, non ha un'apertura del corpo in maniera che piace a me, pronta a ripartire, anche questo stiamo lavorando su, ma io credo che ci stiamo lavorando anche su con la nostra campagna acquisti. Ecco. Ma su Giuseppe, scusami, vediamo se... Mi arriva questa benedetta autorizzazione, perché no? Perché fino all'altro giorno mi sembra che abbia lavorato, giocato qualche spezzone col Pisa, perché no? Io non ho nessun pregiudizio non farlo se c'è questa possibilità. Ripeto, a me piace la squadra concentrata, la squadra determinata, e poi l'allegria fa parte della nostra vita, no? Insomma, se uno raggiunge un obiettivo, perché non farlo?
L'importante è lavorare come è l'ultimo a andare via, è il primo a presentarsi sui campi, sono tutti ragazzi che hanno voglia, hanno delle strutture da fare e devo dire che la cosa che ci tengo in modo particolare è stare un attimino sul pezzo, loro ci sono e poi quando c'è una da sorridere, perché no, io non sono un allenatore che voglio tutti zitti, muti, tutti liberi, no. A me non piace, io vado nell'era del computer, il computer è ormai quell'era degli allenatori tutti zitti, comando io, non si va da nessuna parte. A proposito di quello che diceva, per le mani che contavano questa settimana, ha avuto delle parole positive per lei, per il suo staff, non sembravano parole, insomma, dette tanto per dire, ma sincere, i giocatori, perché entrambi hanno avuto difficoltà, con Dallas in particolare è stato criticato anche dai giornalisti, perché ovviamente... Sì. Sì, le prime volte che sono venuto qua è ovvio che un allenatore cerca di lavorare sulla testa, come ho detto prima, io non sono un allenatore, sono molto esigente, non sono un autoritario assolutamente, perché io credo che per raggiungere qualcosa bisogna anche parlarci con i giocatori. Io sono uno che ci parla, è ovvio che sia Gonzalez, sia lo stesso Matteo, ma tutti, io considero tutti uguali. È chiaro che poi faccio delle scelte, però al di là di questo io credo che, ecco, come ha detto giustamente lei, al di là dell'allenatore di prima o no, perché io credo che è fondamentale lavorare un attimino sulla testa, ecco.